L'industria cartaria fa economia circolare da sempre, da quando nel Medioevo usava gli stracci. Oggi è un settore che produce un biomateriale composto per il 60% da carta da riciclare, con processi ad alta efficienza. A dirlo è stato Girolamo Marchi, presidente di Assocarta, nel corso dell'assemblea dell'associazione che si è tenuta a Roma. Oggi il settore conta 7 miliardi di fatturato, ha una filiera che vale 31 miliardi di euro, con 200.000 addetti e 680.000 nell'indotto. Ma per crescere in maniera sostenibile ed evitare la delocalizzazione dei processi produttivi, due sono le criticità da risolvere: il costo dell'energia e la stabilità normativa, temi affrontati anche nel corso del dibattito al quale ha partecipato anche il Presidente dell'Autorità per l'Energia Guido Bortoni. I costi dell'energia, se uno li guarda o li traguarda nel corso dell'ultimo decennio, credo che in Italia abbiamo fatto dei grandi passi, passi da gigante. Mi riferisco in particolare ai costi del gas e ai costi dell'energia elettrica. Certo, non siamo ancora a livello di competitività degli altri paesi, quindi questo è quello lamentato da Assocarta, ma certamente abbiamo fatto dei grandi passaggi. La stabilità normativa e la certezza normativa io credo sia comunque l'ingrediente numero uno di tutte le politiche energetiche e ambientali che possono essere fatti. Non è possibile chiedere a chiunque, a un'industria in particolare, di fare degli investimenti per la sostenibilità ambientale, per l'efficienza, per la riduzione del costo dell'energia, senza dare un minimo di certezza di come questi investimenti ritorneranno. Nel corso della giornata il Presidente Marchi ha poi illustrato la roadmap al 2050, un documento messo a punto da CEPI, la Confederazione delle Industrie Cartarie Europee, in cui si prevede la possibilità di ridurre dell'80% le emissioni di CO2 al 2050, creando al contempo un 50% in più di valore aggiunto rispetto al 2010. La roadmap al 2050 è uno sforzo dell'industria cartaria europea e dell'industria cartaria italiana di darsi degli obiettivi di efficienza, di investimento e di decarbonizzazione al 2050. È un'iniziativa partita nel 2011 che viene rivista ogni 3-4 anni per monitorare i progressi del nostro settore. È un invito indiretto anche agli altri players, per esempio la politica, di adeguarsi a un orizzonte temporale che è quello degli investimenti e dello sviluppo dell'industria cartaria e forestale, che non può dipendere dal breve periodo. Quindi c'è da una parte un recepimento di obiettivi che sono della UE e del governo in termini di ambiente, di decarbonizzazione e di investimenti, e dall'altra però c'è anche un'espressione delle criticità e delle necessità del nostro settore per poter competere efficacemente. E se l'economia circolare sarà una delle chiavi fondamentali per rimanere al passo con l'Europa, l'Enea si candida a rivestire il ruolo di agenzia per l'economia circolare, una sorta di cabina di regia, un coordinamento a livello nazionale per evitare che le buone esperienze sparse sul territorio restino tali. Nel frattempo, spiega il presidente dell'Enea Federico Testa, una risposta pragmatica e immediatamente disponibile è data dall'efficienza energetica. L'efficienza energetica, nel quadro dei ragionamenti che abbiamo fatto stamattina, diventa una delle variabili centrali, perché efficienza energetica consente di contenere i costi attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e quindi consente di, in un settore energivoro, di aumentare il livello di competitività della nostra industria. Noi abbiamo fatto delle rilevazioni come Enea, ci sono importanti investimenti ancora da fare che hanno un periodo di recupero inferiore ai 3 anni, quindi è una strada che assolutamente può essere opportuna.